Buongiorno a tutti e benvenuti sul sito investire.biz. Un saluto come sempre da Riccardo Zago, ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Sono mancato per qualche giorno, adesso siamo tornati super operativi. E allora andiamo subito ad aggiornare un po' di strumenti, a vedere cosa è successo negli ultimi giorni. Eccoci qui, quindi come non partire dal DAX, che se andiamo a visualizzare il time frame H1, notiamo che il prezzo ha rotto con forza la resistenza in area 12, la resistenza in area 12.050, l'ha anche ritestata e poi è partito con forza al rialzo. Questa mattina ottima l'apertura e devo dire che insomma continua a mostrare molta forza e a mio avviso potrà continuare a salire, quindi voglio andare ad individuare un livello interessante per entrare, anche se ho già la posizione su S&P 500 e quindi non voglio andare a rischiare troppo. Detto questo, comunque, se allarghiamo un po' il grafico, notiamo come il livello selezionato in giallo che ho evidenziato, 12.050, rimane il livello più interessante a mio avviso che da poter sfruttare, e quindi io attenderò un ritorno su questi livelli per provare un rialzo. Magari questa la gestirò quindi su time frame orario con stop e target più stretti rispetto all'operazione fatta su S&P 500. Comunque rimane ottimo il livello di 12.050. Visto che stiamo parlando di indici e ho accennato qualcosa su S&P 500, eccoci qui. S&P 500 si avvicina ai massimi in area 2950-2930, eccolo qui. Secondo me questi massimi verranno rotti e arriveremo anche in zona 3000. Detto questo, io ho la posizione long da 2800 e sposto lo stop in profitto in area 2870 e lascio correre quindi la posizione. Sposto, come vedete, piano piano il mio stop sempre più in profitto. Se ci dovessero essere invece nei prossimi giorni dei forti ritracciamenti, il livello di 2825, quindi parliamo di una fascia di prezzo, potrebbero essere dei buoni livelli per posizionarsi nuovamente al rialzo. Potrebbe insomma quindi crearsi una nuova occasione di acquisto, come sempre però molta cautela perché siamo anche sui massimi storici. Andiamo a vedere invece ora il gold. Gold che è sceso negli ultimi tre giorni, anche oggi apertura negativa, vedremo se finalmente si riuscirà a rompere questo livello in area 1280. Guardate che supporto, quante volte poi ha funzionato. Secondo me questo supporto verrà rotto con forza e la mia view è ancora ribassista. I massimi continuano ad essere decrescenti, manca solo la rottura di questa zona che ho evidenziato in giallo. Quando il prezzo toccherà questo minimo qui, 1281-1282, io porterò il mio stop in pareggio, perché come sapete noi qui siamo short da 1305, si può valutare già adesso di spostare in realtà lo stop in pareggio, però per quanto riguarda invece portare a casa parte della posizione, quindi portare a casa un po' di profitto, io direi di attendere il livello di 1281. Chiudiamo la rubrica con USD CAD che si sta avvicinando in area 1.3458, l'ordine che avevo long da 1.3280 l'ho tolto al momento e valuterò invece uno short da 1.3458. Io vi invito ad iscrivervi al trading live di domani delle ore 16, come sempre andremo a fare un po' di scalping, tante analisi, insomma andiamo a riprendere molti strumenti che negli ultimi giorni non abbiamo visto. Io con questo vi ringrazio, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.